Innanzitutto vorrei comunicare che stamattina alle 8:30 ho sentito telefonicamente il Presidente della Repubblica perché intendevo dargli il benvenuto nella sua visita al Museo di Petrarsa, non potendo io essere presente perché sono da ieri istituzionalmente inchiodato in Consiglio Comunale per la maratona che è cominciata prodromica al bilancio. Ci tenevo, insomma, che si sapesse che il Sindaco di Napoli, insomma, il Presidente ha. L'ho anche ringraziato dell'attenzione che sta mostrando sempre nei confronti del Mezzogiorno, della nostra città. Io ho dato il benvenuto chiaramente a nome di tutta la città di Napoli e della città metropolitana. Grazie. Con riferimento, invece volevo aggiungere qualcosa con riferimento al video che è stato messo in rete, circolato, insomma, ormai noto, del colloquio di cui si è avuta videoregistrazione tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e l'onorevole Leonardo Impegno. Credo che sia avuto la conferma di quello che innanzitutto noi dicevamo da tempo su chi in questa città riveste un ruolo istituzionale con serietà e dignità e chi invece ha tutt'altri comportamenti, perché questo è un tema di cui si è dibattuto molto, di chi abbia il senso istituzionale in città. Quindi credo che con questo video, almeno per quanto riguarda le istituzioni, chiamiamole locali e regionali, si è fatta chiarezza. Il secondo punto di chiarezza, a nostro avviso e a mio avviso, è questo. Da tempo sostenevamo che ci fosse un'azione molto pesante sul piano politico e amministrativo nei confronti della città di Napoli, per colpire la città e per colpire chi legittimamente la rappresenta per volontà popolare, come sindaco di Napoli e poi anche da 2 anni sindaco della città metropolitana. Era una considerazione che avevamo fatto più volte, era un indizio, perché chiaramente, come dire, era un'affermazione che proveniva dalle nostre parti, legittimamente e con correttezza istituzionale. Sapete quanti appelli ho fatto, anche scritto, al Presidente della Regione per incontrarlo e per avere una cooperazione istituzionale necessaria. Ieri si è avuta la prova, perché c'è stata la confessione. La confessione è la prova regina. Ieri ci sono le parole di Vincenzo De Luca, che sono inequivocabili. Addirittura dice di mettere in campo in maniera ossessiva, usato il termine ossessiva, azioni per colpire la città. Quindi adesso il quadro è chiaro, non c'è più bisogno di dibattito. Per noi vale quello che ho detto anche prima di questo video. Si deve cooperare dal punto di vista istituzionale. È quello che per 2 anni abbiamo cercato di sostenere con Matteo Renzi e che adesso siamo riusciti a ricostruire con il Presidente del Consiglio. Ed anzi mi auguro, apro e chiudo una breve parentesi, che vicende contingenti, regionali, magari anche un po' legate a vicende politiche interne a un determinato partito, non inficino il lavoro importante che si è fatto sinora. Poi vedremo che cosa accade su alcune partite molto delicate, tra cui ad esempio il debito che il governo si deve accollare per il CR8, perché sono quattro. Insomma, poi sentiamo De Luca ieri, vediamo alcune cose che arrivano. Slash non arrivano da Roma, saranno sempre coincidenze. L'altro punto che vorrei sottolineare è che sulle forze dell'ordine parla la nettezza e la chiarezza non solo delle mie parole, dei miei comportamenti. Per 15 anni, quando facevo il PM, ho vissuto più con le forze dell'ordine che con mia moglie e i miei figli. Da quando sono sindaco di Napoli, voi mi avete seguito da 5 anni e mezzo, non mi sono mai stancato, anche quando, come dire, potevo rimanere silente,
di ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro che fanno nella nostra città, sempre. E parole nette e chiare le ho utilizzate anche in occasione della vicenda della venuta di Salvini nella nostra città. Semplicemente, siccome ritengo che le forze dell'ordine sono straordinariamente importanti per la tenuta democratica del nostro paese, ritengo che non possano mai, da parte di nessuno che ricopra qualsiasi carica politica o istituzionale, essere strumentalizzate per fini politici. Quindi, da questo punto di vista, io credo di aver esplicitato il mio pensiero in modo chiaro, e che spiace che questo fuorionda abbia appunto anche trascinato il questore di Napoli in una questione che attiene invece esclusivamente al modo di ricoprire le istituzioni e come fa politica da parte del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Grazie Sindaco. Chiedo scusa. Prego. Se il Parco Museo ha pensato che può essere che De Luca ha parlato consapevolmente. No, io mi fermo qua. Poi chiaramente ognuno può fare le mie dichiarazioni sono queste, ripeto, le parole sono chiare. Poi se altre sono considerazioni, mi interessano le parole. Di riconoscimento dell'impossibilità istituzionale a stare in un altro posto, io l'ho ringraziato per l'attenzione che mostra sempre per il Mezzogiorno e per Napoli. Non hai evitato quindi De Luca, ci sarebbe stato un certo imbarazzo. No, scusate, ma non è questo. Non so se state seguendo quello che stiamo facendo. Ieri, se non ci fosse stata la mia presenza, non si potevano approvare le propedeutiche per il bilancio. Oggi siamo per ANM, oggi dobbiamo approvare il bilancio. Insomma, queste sono le istituzioni. Il sindaco lavora per la città, non può allontanarsi e andare a fare altre cose. De Luca non c'entra proprio nulla. Anzi, poi sarebbe dello Stato. Ma non ci possiamo allontanare, non è questione del capo dello Stato, noi dobbiamo approvare le delibere qua, il sindaco vota, se manca il voto del sindaco, se non c'è la presenza del sindaco, se il sindaco non partecipa alle riunioni notturne per il bilancio, non si approva il bilancio. Siccome il Presidente della Repubblica è una carica istituzionale di altissimo livello, ha compreso perfettamente, quindi non mi sembra proprio una ragione di polemica, avrei fatto una cosa pericolosa per la città se mi fossi allontanato dal Consiglio Comunale, e il Presidente lo sa perfettamente, tant'è vero che c'è stato un colloquio cordialissimo. Si parlava della solidarietà delle forze dell'ordine. Sì, sì, no. Allora, le mie parole e i miei comportamenti nel corso della mia vita istituzionale, prima da magistrato e oggi da sindaco, sono chiarissime e nettissime. Da magistrato ho vissuto più con le forze dell'ordine e con i miei familiari. In questi quasi 6 anni di sindaco saranno state decine le dichiarazioni in cui ho espresso totale apprezzamento per il lavoro che le forze dell'ordine fanno nella nostra città. Nette e chiare sono state le mie parole, le nostre parole, anche come amministrazione comunale, anche durante la vicenda Salvini. Oggi perché non voglio rispondere ulteriormente sul colloquio tra me e il Ministro dell'Interno e tra me e il Questore? Perché le forze dell'ordine sono talmente rilevanti e importanti per la tenuta di uno Stato democratico che ho sempre ritenuto che nessuno, chiunque ricopra un incarico politico o istituzionale, possa strumentalizzare a fini di parte le forze dell'ordine. Ecco perché quel fuorionda c'ha un altro aspetto estremamente pericoloso, non solo le condotte del Presidente De Luca, ma anche, però vorrei finire un attimo il ragionamento, rispondendo a loro e voglio finire la domanda, perché una cosa, stiamo parlando di istituzioni, cioè un passaggio delicato. Quello che mi dispiace di quel fuorionda è quello che il Presidente della Regione ha trascinato il questore in una polemica in cui il questore non andava per nulla trascinato, perché il questore rappresenta una funzione altissima di imparzialità e di equilibrio di interessi che tengono tutta la collettività. Non sapeva di essere ascoltato De Luca, però. Questo sto dicendo. No, però sto dicendo quello che è la conseguenza, non questa. Non sapeva di stava parlando, era un questo non lo so, questo non lo so, questo lo dite voi, io non so, io ascolto solamente le parole, per me le parole valgono, non perché l'ha detto, come le ha dette, in che contesto le ha dette. Le parole sono chiare,
e non sono interpretabili. Ossessivamente li dovete colpire, li dovete attaccare, 4-5 argomenti, questo è il profilo. Poi non cambiamo i contesti perché sono molto chiari. Si sente accerchiato? Accerchiato è un termine che non mi è mai piaciuto, perché non è questo il termine. Stanno accadendo delle cose che stanno portando a un attacco pesante nei confronti della città, e siccome in questi anni si è costruito un rapporto molto forte tra la città e chi per volontà popolare la rappresenta, stanno accadendo tutti insieme una serie di cose che possono essere coincidenze, però per capire se sono coincidenze o meno ci devono stare degli atti o non ci devono stare degli atti. Per esempio, sono 4 mesi che noi abbiamo i conti del Comune di Napoli pignorati per un commissariamento post terremoto CR8, di cui avete già parlato, di cui il debito è per la quasi totalità del governo. Noi stiamo per approvare il bilancio oggi e, nonostante un tavolo tecnico che sta in piedi da tanto tempo e che ha prodotto risultati apprezzabili, noi non abbiamo una risposta da parte del governo. E allora appare sicuramente, e voglio credere perché sono un uomo delle istituzioni, che è una coincidenza. Però, siccome qua poi De Luca è del Partito Democratico, il governo è a guida Partito Democratico, ci sono le primarie del Partito Democratico e De Luca si sta molto attivando per le primarie del Partito Democratico, io devo capire, perché non sono molto intelligente, attenzione, perciò devo capire, da sindaco di Napoli, se c'è qualcosa che unisce l'ossessività di affondare la città e il sindaco con chi, tenendoci bloccati quei pignoramenti, praticamente, rendetevi un attimo conto, un comune bloccato per quasi 100 milioni di euro, che fine fa? Punto di domanda. Allora noi attendiamo una risposta, perché è evidente che se la risposta o è negativa o non arriva, anche una persona scarsamente intelligente come il sindaco di Napoli inizia a credere un po' meno alle coincidenze, un po' più alla politica. Un'idea se l'è fatta, mi sembra. No, perché non sono molto intelligente, cosa, quindi non me la sono fatta. Al di là dei contrasti e delle polemiche con De Luca, Regione, Campania e Comune di Napoli devono dialogare per il bene della città, se ne rende conto? Ma la dovrebbe fare De Luca questa domanda, Messina. Allora, poi le dico una cosa, ho scritto una lettera a De Luca per incontrarlo su vari temi, non mi ha risposto. Faccio un appello anche, dove sta la telecamera della RAI? Anche attraverso la RAI, nonostante quello che hai detto, per me ci possiamo incontrare anche stasera. Ho fatto un appello addirittura, se lui ha problemi a rimanere in alcuni orari a Napoli, posso venire anche a incontrarti a Salerno. Lo vuoi fare a Teano, lo vuoi fare a Gaeta, lo vuoi fare a Roma, il sindaco di Napoli non ha problemi a incontrare De Luca. È De Luca che evidentemente, l'abbiamo visto ieri in che condizioni si trova, parlare di ossessività e di un atteggiamento compulsivo e diciamo di ossessione nei confronti del sindaco, la domanda va posta a lui. Io lo posso incontrare anche finito il bilancio stasera, anche stanotte alle 3. Quindi è chiaro che io sono d'accordo con la sua domanda. Il Presidente della Regione e il Sindaco di Napoli si dovrebbero incontrare. Per adesso il dialogo c'è, ma c'è il dialogo senza Sindaco e Presidente della Regione. Perché si sta facendo questo? Perché il Presidente della Regione vuole incontrare il Sindaco? Il Presidente della Regione detiene i fondi europei e i fondi europei sono necessari per far funzionare i trasporti, per far funzionare i servizi. Questo è il tema. Allora, se non vuoi dialogare, e noi vediamo che nei tavoli le cose cincischiano, si rallentano, non vanno avanti, qua anche sempre quel sindaco non particolarmente intelligente, insomma un'idea se la fa, visto che lei prima mi ha fatto una domanda. E qual è? C'è l'attacco, l'ho detto prima, c'è un chiaro attacco alla città. A vantaggio di? E questa è una partita politica, io devo capire, e stiamo cercando di capire, se è una partita solamente del Presidente della Regione, di pezzi del partito, o si stanno trascinando le più alte cariche istituzionali su questo tema, perché quando parliamo di Presidenza del Consiglio che è interessata sulla vicenda del CR8, quando parliamo di Bagnoli dove dobbiamo chiudere degli accordi, con Gentiloni avevamo costruito e stiamo costruendo, e ho ragione di ritenere che costruiremo dei rapporti istituzionali importanti, dopo che Renzi per 2 anni ha cercato anche lui, un po' come sta facendo De Luca adesso, di non dialogare dal punto di vista istituzionale, noi ci auguriamo che venga a questo punto un segnale chiaro.
perché come vedete la mia atteggiamento è di assoluta moderazione. Io, nonostante aver letto e visto e ascoltato quelle cose, avrei potuto avere una reazione molto più forte. Invece come rispondo? Incontriamoci stanotte. Infatti, il punto, secondo lei, c'entra la sua dichiarazione di un'eventuale candidatura? Ma no, anche detto io, no, come casus belli. Allora chiariamolo un attimo, io non mi devo candidare per un semplice motivo: a scuola non ero bravissimo in matematica, ero bravo in filosofia, in letteratura, in altre materie, in greco, latino. Si vota alle regionali nel 2020, si dà il caso che io farò il sindaco di Napoli, se Dio vuole, fino al 2021, quindi io non potrò essere candidato alla regione Campania. Punto. Luigi De Magistris, è chiaro. Se mi fate... ma, lei dice De Luca, ma dopo l'accordo in città metropolitana, alla fine non è più isolato De Luca dentro al suo partito? Questo dovete chiederlo a loro. Questo io infatti non la ho... questione è proprio questa: quante volte lei si è sentito dire il sindaco ribelle, il sindaco De Noi, il sindaco isolato? Ecco, questa riflessione sulla città metropolitana, scusate. Questa riflessione sulla città metropolitana è interessante, chiariamola. Non è che c'è una grande alleanza, una grande coalizione in città metropolitana. Come la legge sulla città metropolitana, non c'è una giunta. La giunta è il sindaco. Però abbiamo costruito in questi mesi un percorso con tutte le forze politiche. Il gruppo dei Magistris, Forza Italia, Partito Democratico, Movimento 5, con tutti. Abbiamo detto... è difficile portare avanti la città metropolitana, lavoriamo insieme, cooperiamo, e siccome la cooperazione è fatta per dare responsabilità e voce e possibilità di incidere a tutti, o come si fa in Parlamento, dove tutti i parlamentari hanno un ruolo nelle commissioni, i consiglieri della città metropolitana hanno avuto tutti delle deleghe su funzioni importanti, e io ho molto apprezzato l'atteggiamento di cooperazione istituzionale di tutti i consiglieri, pur ognuno con diversità enormi, perché chiaramente c'è, cioè, per esempio PD e Forza Italia con cui c'è una differenza politica incolmabile, però in città metropolitana, esatto, si è creato quel clima istituzionale che serve. È un po' quello che io dico ritornando a De Luca: ognuno di noi continua a mantenere le sue idee politiche, ma la cooperazione istituzionale, la città metropolitana è diventato, da questo punto di vista, non voglio esagerare nel termine, è un piccolo esempio di come si può lavorare insieme nell'interesse delle istituzioni, pur mantenendo ognuno la propria autonomia politica e il proprio percorso politico.